Un banchetto dell'orrore, quello inscenato oggi in piazza San Babila a Milano, dove in una tavola si è presentata una testa umana vera, braccia vere e contorni in ossa con dita umane. Insomma, un banchetto pasquale allestito in tutto punto, con piatti, contorni, le cornie tipiche delle feste di Pasqua. L'unica nota stonata, al posto degli animali, sulla tavola imbandita il piatto forte, questa volta era rappresentato da carne umana. Comodamente seduti a degustare le delizie del pranzo pasquale, vi erano invece agnelli, mucche e maiali. Un banchetto bizzarro che vuole toccare lo stomaco e la mente dei cittadini al fine di rinunciare alla tradizionale mattanza di agnelli e di lattanti. Alla performance artistico-ambientalista era presente Edgar Meyer insieme a Stefano Apuzzo, rispettivamente presidenti di Gaia, Animali e Ambiente e di Amici della Terra Lombardia. E si avvi- Spesa di Pasqua dunque, che va bene almeno dal punto di vista alimentare, come abbiamo sentito da questa commerciante. E a proposito del pranzo di Pasqua, animalisti in piazza oggi a Milano, in piazza San Babila, per dire no alla strage di agnelli e capretti. L'orrore del banchetto pasquale quando sulle nostre tavole imbandite finiscono capretti di poche settimane, agnellini di poche settimane. Una tavola imbandita a ruoli capovolti con gli agnelli che divorano mani e teste umane. La provocazione shock che l'associazione ambientalista Gaia ha organizzato nella centralissima piazza San Babila di Milano per dire basta con la strage degli innocenti, i milioni di capretti e agnelli che finiscono ogni anno per Pasqua sulle nostre tavole. Abbiamo voluto un'immagine forte perché forte è quello che succede in questi giorni, in queste ore, nei macelli e quello che succede poi nei nostri banchetti pasquali, dove agnellini e caprettini di poche settimane di vita vengono ammazzati e sgozzati per una Pasqua che ha pochissimo di pacifico e molto di sanguinario. L'invito è a consumare invece una Pasqua vegetariana per far pace con il creato anche nel piatto. Una scelta non solo etica ma anche salutista, dice Gaia. Agnelli e capretti, denuncia l'associazione, provengono in gran parte dagli allevamenti dell'est europeo da dove vengono importati in condizioni igieniche precarie. E allora ecco la proposta per un menù alternativo. È sicuramente un piatto di pasta e semplicissimo da fare, senza ingredienti di origine animale. Non so, vi posso consigliare le melanzane con il sugo e viene un piatto ottimo, anche abbastanza forte proprio per le feste. Di secondo si può fare il seitan, che può essere cotto per esempio al saccoccio, che va di moda ultimamente, con le patate fatte al forno. I dolci è molto semplice, basta eliminare le uova e mettere al posto delle uova 80 grammi di olio di mais e il latte va sostituito con quello lì di soia e il pranzo è fatto. Questo dunque il menù alternativo di Pasqua, allora per Pasqua che... Pasqua, come di consueto, diventa occasione per gli animalisti di inscenare alcune provocazioni. L'ultima in ordine di tempo, quella allestita questa mattina a Milano in piazza San Babila, vediamo di che si tratta. I protagonisti sono gli stessi di sempre, a ruoli invertiti però. Seduti a tavola ci sono capretti e maialini, servite fra carote, insalata e condimenti la testa di una donna, braccia grondanti di sangue e ossa umane. Una provocazione voluta con cui l'associazione Gaia invita, come di consueto a Pasqua, a riflettere sul consumo di carne. In Italia è in media di 92 kg l'anno, soglia appena inferiore a quella dell'Eurozona. Ma nelle previsioni i consumi sono dati in aumento, con conseguente carico di stress per animali e ambiente. Che genere di tavola avete allestito? Una tavola double face, direi, cioè una tavola imbandita con carne umana fra virgolette, con delle mani e quant'altro, e poi delle corna invece vegetariane e vegane per una Pasqua alternativa, una Pasqua salubre, salutare, che faccia bene anche al pianeta. Perché nella maggior parte del mondo, nel sud del mondo, la gente non ha di che mangiare perché noi ci cibiamo di carne nel primo mondo. Quindi la maggior parte dei cereali prodotti nei paesi del terzo mondo servono per sfamare gli animali da carne. In più la carne rossa, l'eccessivo consumo di carne rossa non è salubre per la salute umana, e quindi un invito è a banchettare a Pasqua evitando il cosiddetto tradizionale piatto di agnello o di abbacchio. Rispetto al consumo di carne, la gente è sensibile ai temi che da tempo voi diffondete?
Sì, quest'anno i primi dati ci dicono che è in diminuzione il consumo di carne, pochissima diminuzione però, noi vorremmo che diminuisse tantissimo, perché è brutta la Pasqua di sangue, la Pasqua con l'ammazzamento dell'agnello e del capretto, è una Pasqua poco gustosa, crudele, cruenta, gran guignolesca come facciamo vedere oggi, una Pasqua di sangue, noi vorremmo che fosse pacifica, periodo di Pasqua ci si riappacifica con la famiglia, facciamo pace anche nel piatto, consumando una Pasqua vegetariana. Per avere delle ricette vegetariane succulente e gustose basta andare sul sito di Gaia www.gaiaitalia.it.